Di calcio a 5, buonasera e bentrovati. Nuova puntata di Mondo Futsal, ovviamente in compagnia di Tiziana Pitton. Buonasera, buonasera Domenico Stefano Scala. Questo 4-1 può forse indurre in inganno. No? Perché in effetti la Tina si è affermata grazie a un ottimo secondo tempo. Però all'inizio non è stato così facile. Sì, ha sofferto nella, nella prima parte di gioco. Poi nella ripresa, come, come è abbastanza chiaro, è riuscita poi a prendere a raccogliere questi tre punti. La vittoria era importante. Soprattutto per, perché dopo la vittoria con la loa si poteva volare un po' troppo con, con la testa ed essere poco concentrati in campo invece c'è stata quest'altra vittoria, anche se la Loa comunque è ritornata a vincere, ma almeno eh, restiamo sul binario giusto Roberto Martin la Tina che ha trovato ormai si può dire la continuità giusta per puntare in alto, così, così sembra adesso bisogna. Aspettare i prossimi incontri che presenteranno diverse difficoltà e, e vedere se la, la squadra si, è, si conferma sui livelli ormai degli ultimi periodi. Daniele, c'erano assenze pesanti nell'ultimo confronto, però insomma, Coach Batista. Ha saputo attingere da un organico che si sta mostrando competitivo? Beh, questo gli deve, deve fare onore a lui come tecnico, ma deve fare onore anche a tutta la società perché questo significa che praticamente la Dina lavora bene anche dietro le quinte. Perché, come si dice, anche quando poi ci sono momenti difficili, andare quindi a riuscire indenni da queste, anche e soprattutto come questa trasferta è una cosa molto importante, per cui chi ha sostituito gli assenti, si sa, il detto ormai non sbaglia mai, gli assenti hanno sempre torto, però al di là di questo comunque chi, chi è stato in campo ha fatto la sua parte ed è giusto anche che gli venga dato merito per quello che ha fatto. Stefano, nella puntata della scorsa settimana il Presidente La Starza osservava Insomma, una sorta di partenza handicap per la sua squadra. No, iniziato in sordina il campionato, ora si sta risalendo la china. Ma Alla distanza non c'è il pericolo che magari si possa risentire di questa rincorsa? Ma il pericolo ci può essere se questa classifica resterà così, ovvero con tantissime squadre in pochissimi punti, perché dalla seconda che è Latina fino alla, alla Riccia ci sono pochissimi punti di distacco e può, può cambiare tutto. Se Latina dovesse riuscire a staccare questo gruppetto forse quell'inizio ad handicap potrebbe non essere più un problema eh, certamente come ha detto il presidente i punti che mancano sono quelli con il Prato Rinaldo e anche con il Castelfontana con quattro punti in più sicuramente sarebbe una classifica diversa Roberto oltre alla Loa quale squadra vedi più pericolosa per le ambizioni di Latina? Anche in base all'impressione che ha fatto l'unica che mi sembra in grado di tenere il passo dell'Aloe e de della Dina sia a Castelfontana. Dunque vedremo insomma, quali saranno gli sviluppi. Invece eh, riguardo alle sorprese in negativo Daniele c'è qualche squadra dalla quale magari... Ti attendevi qualcosa in più? Ma forse qualcosina di più ci si attendeva dall'acquedotto, però forse l'innesto di tanti giovani ancora non dà questi frutti, questi frutti sperati. Delusioni proprio non credo, anche se poi i valori alla fine usciranno fuori soprattutto all'inizio del nuovo anno, l'anno solare perché poi ci, eh, saranno difese le posizioni, là i punti cominceranno veramente ad essere eh, consistenti, pesanti. E a questo punto io eh, come squadra, come latina, eh, più che guardare la prima posizione, io starei attento, come hai fatto notare poc'anzi tu, proprio a chi di dietro continua a macinare, macinare, quindi non fermarsi. E come ha detto anche Roberto, questo Fontana che è sempre lì come un avvoltoio, pronto ad approfittare quando eh, l'occasione gli, gli, gli si presenta, tenendo, tenendo conto quei quattro punti. Appunto, come appunto Stefano faceva notare, fino alla riccia, eh, con, la, con la teoria, con la pratica poi dei tre punti, è facile eh, trovarsi indietro o a dover eh, praticamente andare. Rimanere attaccati a quelli che valgono eh, prestigio le posizioni, Stefano? Proprio parlando della, della sorpresa, e invece della sorpresa in negativo di questo campionato, ovvero Castelfontana e l'acquedotto. Eh, non penso sia un caso che l'attuale allenatore, allenatore del Castelfontana è, è l'ex tecnico del, dell'acquedotto, ovvero Angelini. E quindi dietro a questi risultati, sicuramente c'è l'ottimo lavoro di questo allenatore che riesce sempre ad ottenere il massimo da, da delle buone squadre, forse non così da vertice. E qui c'è una novità che riguarda un, un Pontino impegnato in questo campionato, vero Stefano? Due. Pontini, due. Il, il Velledri, infatti, ha, diciamo, ha deciso di esonerare il tecnico Paolo De Simone. Più che un esonero, non, non, non si riesce a trovare un termine adatto. C'è stato questo ridimensionamento del, del Velledri. Eh, di conseguenza sia De Simoni sia De Santis eh, non, già in questa partita non, non erano presenti a campo. Rimarrà l'unico puntino che per il momento è rimasto diciamo, nell'organigramma il direttore sportivo Mirko Turrin, ma sicuramente la, la, la stagione adesso ha preso un'altra un piega. Un vero peccato per De Simoni Roberto, Beh, è un peccato quando ovunque e chiunque coinvolga quando succedono queste, queste situazioni, questi ridimensionamenti, ma anzi nel, nel calcio a 5 in particolar modo, ma anche nel calcio a 11 abbiamo visto che diventa consueto, quando si, si parte con eh, prioritariamente il primo posto nella, nel proprio target di stagione è scontato che poi eh, al momento che si riesce a capire che non c'è più la possibilità anche se è abbastanza eh, ci sarebbe sempre la, la possibilità ulteriore di, di provarci fino alla fine eh, si ridimensionano i progetti si, si, si fanno i cosiddetti tagli e quindi qualche giocatore viene, viene ceduto qualche eh, incaricato viene sollevato dal da ruolo prestabilito e in questo frangente è toccato al buon Paolo De Simoni e altre, ma anche ai giocatori stessi. Insomma. Daniele, guardiamo un po' al futuro. La prossima stagione De Simoni potrebbe riavvicinarsi dalle nostre parti? Eh, prematuro, siamo proprio i primi mesi. Bisognerà vedere innanzitutto quello che si muove sotto, soprattutto nel campionato di Serie C2 e se Paolo è un, come si dice, un personaggio. Che può far uh, al, bene al caso di, della società che vorrà sposarsi con lui in, praticamente. È sempre un connubio, di solito è eh, i primi mesi dell'anno che vanno ad effettuarsi queste, queste, queste unioni, ma tanto dipenderà dai risultati che, ver, che scaturiranno certo. per quanto riguarda le formazioni che avanzano. Da dico, insomma, ce ne sono di, di settimane, di mesi a disposizione per. Iniziare magari a dare un'occhiata appunto ai programmi che verranno e che saranno. Ora è il momento della nostra parentesi, sostanziosa parentesi, con l'esperta Tiziana Pitton. Ci immergiamo nel mondo degli amatori, uno spazio al quale dedichiamo ogni settimana veramente tanta attenzione. Allora, se la regia è pronta e se Tiziana è pronta, andiamo con lo spazio Amatori. i tornei in svolgimento iniziando dal campionatone. Campionatone.com Gironea Don Luca Caffetteria Azzurra Alessandro Style 2 a 4 Macelleria Iachetti Panificio Giammarucconi 4 a 7 Online Caffè MIPE Arredamenti 0 a 4 Progetto Ortopedia Dolcenotte 2 a 13 Ristorante La Catena Alfio Snob 5 a 5 la classifica vede in testa Alessandro Style e Dolcenotte a 15 punti, Panificio Giammaruconi a 12, Alfio Snob 11, Ristorante La Catena 7, Mi pare da 26, Online Caffè 3, Macelleria Iacchetti 2, Progetto Ortopedia 1, Caffetteria Azzurra chiude ancora a 0 punti. Per quanto riguarda i marcatori, abbiamo Rustic Marco con 15 reti che è in testa. Girone B, semprecampionatone.com. Dacci un taglio, FG Cugini 0 a 11. Menossi Marmi, Bar Bandelloni, 3 a 2. Partiamo, Balzarani Studiografica 0 a 4. Rada Bellezza, SP Buffons 7 a 0. Top Dancing Patria Trim, Team 15 a 0. Classifica Top Dancing 15, FG Cugini 12, Bazzarani Studiografica 9, Rara Bellezza 9, Barbandelloni anche a 9, Menossi Marmi 7, SP Buffons 4, Partiamo 3, Patria Team 3, Dacci un Taglio 0, Capocannoniere Secca Fian Simone 18 reti. Campionatone.com, Girone Borgo Carzo, Astri Costruzioni, Ditta Rocco Alberto 4 a 2, Andiamo Pizzeria Reginella 6 a 6, Pam FG Bombolese 5 a 9, Zebroni del Borgo Amatori Borgo Carso 14 a 7. Classifica Zebroni del Borgo 15, Castri Costruzioni 12, FC Bombolese 9, Pizzeria Reginella 7, Ditta Rocco Alberto 4, Amatori Borgo Carso 4, Andiamo 3, Pam ancora 0, Capocannonieri Andrea Caciotti a 12 e Fabio Emanuele a 12, anche lui. Circolo Futura, sempre del campionatone.com, Art Bomb, Studio Ciotti, Bar della Fortuna 0 a 4, Ferramenta Setina, Ceriara 6 a 11, FG Il Tugurio, Dolce Sosta 4 a 8, Sezze Setina, SD La Setina 1 a 6. Ha riposato anni 60, è stata anche recuperata una partita FG Il Tugurio e Bar della Fortuna della settima giornata che è finita 9 a 3. La classifica, S.D. La Setina e F.G. Tugurio che sono a 12 punti, Dolce Sosta e Ceriara che sono a 9, Ferramenta Setina a 6, Anni 63, Bar della Fortuna 3, Sezza Setina a 0 insieme ad Artebomb, Capocannoniere capocannoniere di Prospero Giacomo ad 11 reti. E chiamerei in causa Roberto a questo punto. Chiamiamolo in causa Roberto, anche per insomma, dare un po' di respiro a questa ragazza insomma. È una manifestazione che ormai sta prendendo piede, è inutile eh, dire sempre le stesse cose. Eh, eh, il bello di giornata dopo giornata è che ah, ah, ci sono alcune settimane in cui cioè, regna un'incertezza eh, sovrana e poi eh, la settimana successiva, magari, abbiamo delle. Calamulose rufole prese da, dalle, dalle squadre 11 a 0, 15 a 0 il tecnico di rufola sì perché per un calcolo di probabilità quando si incrociano due squadre della stessa levatura eh, escono fuori degli incontri avvincenti e equilibrati eh, dopodiché eh, invece si va sempre a magari le, le, le squadre di prima in classifica con le cosiddette squadre che proprio hanno nella loro obiettivo primario solo la partecipazione la, e farsi la partita settimanale e a quel punto diventa ecco, una, una carneficina insomma <ride> e, anche a San Mene, queste cose di solito io che sto spesso ai campi con loro gli dico sempre insomma, che sarebbe nel giusto spirito sportivo non infierire però eh, poi io naturalmente avendo una memoria elefantica, al momento che poi perdono con la squadra all'altezza, godo come un maiale è giusto <ride> <ride> Bene, molto tutto... sincero <ride> certo. Fanno i fighi, i nodi vengono al petto no, eh, vabbè, quando eh. vedi che è una partita, sai già vince 4-5-0 non serve, tocchetti tacchie, eh. io credo che la bellezza dello sport è vincere un avversario che di pari livello umiliare gli avversari secondo me, deriderli magari ecco c'è anche una differenza d'età o qualcuno che tra virgolette è tesserato, è più bravo a giocare e prendersi gioco delle persone che magari vanno lì con un altro spirito. Secondo me è mancanza di rispetto, e quindi è giusto che al momento in cui loro subiscono, è giusto che c'è qualcun altro che ride. Giusto. Polemico. Neanche sono, neanche sono, troppo sono sì, anche troppo ragione, ragione personalmente ha ragione. io sono sempre stato dalla parte opposta con la squadra materasso quindi <ride> condivido pienamente Vai vado avanti stanno. campionato zona Pontina league abbiamo amici di rocco latina fiori che non è stata disputata Deportivo la provincia AC il presidio 13 a 1 olimpo della birra ludwin pub 7 a 0 Propisterzo tabacchi 2000 5 a 11 songeo Grimmaus la dolcezza 9 a 3 a riposato artigianato bon Classifica, Amici di Rocco 15, Proppi Terzo 15, Artigianato 12, Olimpo della Birra 12, Songeo 9, Latina Fiori 7, Tabacchi 2006, Deportivo La Provincia 3 insieme a Green Mouse, Ludwin Pub A1, Acil Presidio 0 Capo Cannoniere Napolitano Davide che è a 16 reti. E io chiederei a Stefano un commento su questo girone. Così, casualmente. E campionato. Beh, sicuramente quello che ha detto Roberto eh, si può vedere anche in una giornata del genere perché sono ca ci sono anche stati... Se tu sei uno di quelli che tende a... Tu eh, 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 ma adesso lo dico... Eh, vai. Tende a inferire, è difficile trovare qualcuno sotto il mio livello, quindi magari se lo troviamo... Quando trovi te male, capita adesso, vai modesto, ogni, ogni tre anni. Beh, diciamo la classifica è abbastanza, è abbastanza chiara. Questo, questo campionato è iniziato già da, da due mesi, si sta iniziando a dividere in due la, la classifica, due tronconi abbastanza definiti, quindi questi risultati potrebbero essere... Non voglio dire proprio sempre in, nelle altre giornate, ma comunque quando si vanno a è, è più facile che queste due squadre si si scontrino questi due livelli leggermente diversi. Quindi la speranza è sempre che si scenda in campo con la voglia di vincere. Roberto volevi aggiungere qualcosa? Sì, volevo fare una domanda a Stefano, volevo dirgli come, come si trova quest'anno in, in questa... Importante esperienza e soprattutto con la, la, riferita alla partnership di Giuseppe Gaudino, che tutti conosciamo. Insomma, Spieghiamo anche, anche questa importante esperienza. Non per scontato, ma insomma, le tue vestiti. Di... Sì, di responsabile, manager. Diciamo, cioè, manager eh, diciamo. volevo sapere quella questa partnership, sì, è... quest Scala Ferguson, <ride> quest'anno, sì, c'è stata la collaborazione con, con Giuseppe Gaudino che comunque nel mondo dell'organizzazione dei tornei eh, abbastanza, ha abbastanza esperienza. Abbiamo deciso di eh, lavorare insieme. E per, il momento, per il momento, stiamo, stiamo andando molto bene, proprio a livello soprattutto di partite. Per i ragazzi del campo anche non, non, abbiamo, non abbiamo problemi alla, ai campi della nuova Don Luca. Niente, speriamo di durare fino a aprile. Eh sì, certo, ce lo auguriamo tutti. Un saluto all'amico Beppe Caudino. Tiziano, tu hai terminato, no? Finisco, no, me ne manca una. Vai. Che è il campionato oratorio San Massimo, Black Devil, Jeskal United 1-3, Dinamo White FG Original GESCAL 4-7, FC del Malto All Star 6-2, GS Ragaglia, FG Biancospino 3-0. Velocemente la classifica, FG Original GESCAL che ha 20 punti, chiude la classifica Dinamo White che ha ancora 1. Capocannoniere Campagna Daniele che ha 16 reti. Volevo ricordare un paio Ricorda di, tutto di, di siti. Allora, per tutte quelle che sono i comunicati per degli amatori, abbiamo il sito brochesport.net, invece il nostro portale che è mondofutsal.net. Benissimo, per visto tutto. che ci siamo, ricordiamo anche eh, la tv. Hai ragione. Sul web, no? Hai Sei ragione. preparata? youtube.com slash mondofutsaltv. Insomma, indirizzi, recapiti da tenere ben impressi nella mente perché sono dei punti di riferimento di assoluto valore per tutti. Gli appassionati del calciacino.